su questo tema importantissimo. Lui ha il grande merito di aver promosso lo scorso anno il primo referendum sullo Ius Soli, dando luogo al gruppo di lavoro, di studio, sull'iniziativa presa insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intitolato proprio Sport e Integrazione. Sono uscito una serie di documentazioni, di idee, di proposte, secondo me, molto interessanti. Quello di cui volevo parlarvi oggi, dal punto di vista tecnico, proprio con l'ottica dello sport, più che della parte ovviamente scientifica e legislativa, è come lo Ius Soli sportivo viene considerato in ambito delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali. Nella fattispecie, inizialmente, di come se ne occupano le federazioni nazionali, una delle quali è presieduta dal sottoscritto, poi da diversi colleghi presenti. E inizio precisando che il tipo di approccio che ogni federazione nazionale deve avere con il tema è quello del confronto con la federazione internazionale. Un interlocutore nell'ambito di un'attività internazionale, che sono la federazione mondiale, europea, ci sono sport che hanno entrambe le federazioni, sia mondiale sia europea, altre federazioni, come nel caso del dottorato, che esiste solamente la federazione mondiale, che si occupa sia delle federazioni mondiali che di quelle europee. E quindi il rapporto è quello, diciamo, più generale della circolazione, senza nessun riferimento all'amantissima sentenza Bosman, ma il concetto di come atleti di varie nazionalità si possono muovere da una parte all'altra, possono competere nei campionati internazionali e anche nei campionati internazionali. Inizio con l'esperienza della Federazione Italiana Motonautica, che ha dei campionati italiani che sono definiti open, come tante altre federazioni italiane, ovvero sia il cittadino tesserato presso un'altra autorità sportiva nazionale può competere nei campionati nazionali, può partecipare, può vincere. E cosa che è stata presa in considerazione, dice, ma se non c'è nessun tipo di nazionalità, ovvero sia un soggetto non ha una propria cittadinanza, ci è capitato che forse una volta, che cosa si deve fare in questo caso? Come si comporta la federazione italiana? L'abbiamo risolto nel senso, credo, più positivo, più permissivo, ovvero sia il cittadino che non ha una propria cittadinanza risulta per noi iscritto alla Federazione Italiana Motonautica, non avendo dichiarato un'altra cittadinanza, perché ci è sembrato, tutto sommato, che porre dei limiti avrebbe creato una sorta di discriminazione nei confronti di altri cittadini che, pur provenendo da altri, pur avendo altri cittadini, provenendo da altri paesi, con la loro tessera possono tesserati per la Francia, per l'Inghilterra, per qualunque altro Stato, possono partecipare ai nostri campionati, non ci sarebbe stato giusto, e comunque sicuramente discriminante se ciò non fosse stato fatto. Altre federazioni si comportano in modo diverso, ma chiaramente il filtro di tutto è ciò che decide la federazione internazionale. Anche perché qui c'è una ricaduta molto importante, ovvero sia la rappresentanza che un cittadino non italiano può o non può avere nelle competizioni internazionali. Quindi ci si pone il problema: se un cittadino di altra nazionalità o con nessuna nazionalità possa eventualmente rappresentare il proprio paese di adozione. E qui il problema è appunto che tipo di adozione. In questo caso le norme internazionali sono piuttosto restrittive, nel senso che la rappresentanza deve essere seguita da determinati atti formali imprescindibili, ovvero sia si parla in quei casi di documentazione di vera e propria cittadinanza. È chiaro che stiamo parlando, nella maggior parte dei casi, della rappresentanza più importante che esista, se non dico io,
come dire, nel senso che la mia non è una federazione olimpica, ma tuttavia devo riconoscere che la rappresentanza più importante che si può avere in ambito internazionale è la rappresentanza in sede olimpica, che evidentemente si pongono i problemi maggiori. Questo gruppo di lavoro sport integrazione ha prodotto un documento, secondo me molto interessante, col quale si comparano i vari sistemi previsti nei paesi sportivamente maggiormente evoluti e si riducono delle risultanze secondo me molto confortanti ai fini di questo del tema di oggi, cioè lo ius sportivo, ovvero sia che l'orientamento generale nei confronti dell'attività sportiva riferita a soggetti che non abbiano una loro cittadinanza o comunque il riconoscimento del loro stato di cittadino in senso generale, trova nei paesi non soltanto europei il riscontro di un orientamento che proprio per i corpi, credo che le parole del Presidente Malavò siano state assolutamente chiare in questo senso, ovvero sia non si deve discriminare, si deve fare di tutto perché non ci debba essere una fattispecie di discriminazione che sia ipotizzata. Brevemente faccio un'analisi su quelli che sono i paesi a noi vicini, anche sportivamente, tipo la Francia. In Francia è stata addirittura creata una sorta di corsia preferenziale per ottenere la cittadinanza francese passando attraverso lo sport. Non so che cosa possono pensare quelle persone che hanno mal interpretato forse lo spirito di questa commissione, di questo gruppo di lavoro del 2015. Qualcuno sulla stampa ha definito questo tipo di lavoro, questo tipo di orientamento come una sorta di grimaldello sportivo col quale si cerca di far diventare italiano sportivamente una persona per poi rendere alcune situazioni più semplici, situazioni evidentemente alle quali chi dice questo si oppone. Non credo che fosse questo l'orientamento, però cito la Francia non a caso, avendo, come dicevo, creato un vero e proprio passaporto sportivo, grazie al quale il fatto di svolgere un'attività sportiva, evidentemente agonistica, non semplicemente ludica come passatempo domenicale, mette in condizione il cittadino, sfornito di cittadinanza francese, di avere questo passaporto sportivo che rappresenta un titolo evidentemente di una certa importanza ai fini del conseguimento poi della cittadinanza. Quindi credo che meriti questa citazione come prima, quella della Francia. La Germania sì, ha un orientamento simile, però stratificato, nel senso che ci sono varie posizioni che sono collegate più o meno soli anche allo US Army, ovvero sia si parte dal presupposto di legge per quanto riguarda la cittadinanza in senso pieno, che prevede la possibilità di diventare cittadino tedesco con lo ius sanguinis di uno dei genitori, che poi però non è estensibile nella linea successiva, in termini di successione proprio, per dire che chi ha questo, questo presupposto, questa condizione iniziale, diventa a tutti gli effetti un cittadino dal punto di vista sportivo e può competere nei campionati e addirittura c'è un ulteriore corso preferenziale che gli consente di poter divenire un soggetto che possa rappresentare il proprio paese di adozione sportiva alle Olimpiadi. Sto andando in estrema sintesi. L'Inghilterra ancora più stratificata, perché ci sono varie posizioni in base alla provenienza del cittadino che lo mettono nelle condizioni di poter divenire sportivamente parlando un cittadino sportivo inglese. Viene citato il caso del pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, che un solo genitore inizialmente, così riportano
le cronache non sono giocatori, comunque gli avrebbe consentito di essere inglesi a tutti gli effetti. Poi una cosa, diciamo, si è semplificata per l'acquisto della cittadinanza da parte, mi sembra, anche del padre. Ma comunque, in ogni caso, questo tipo di sua provenienza, addirittura si parla di overseas citizen, cioè persone che provengono da uno stato, diciamo, dal mare, quindi evidentemente in riferimento alle colonie inglesi, che è facilmente comprensibile, rende questo tipo di acquisizione di cittadinanza sportiva, che poi alla fine è quasi sempre qualcosa che porta all'acquisto della cittadinanza del paese che abbiamo ospitato inizialmente dal punto di vista sportivo. Quello che personalmente mi ha stupito è la straordinaria apertura dei paesi scandinavi nei confronti di questo tema, ovvero sia molte federazioni, anzi direi la maggior parte delle federazioni sportive nazionali, faccio riferimento a un paese in particolare, la Svezia, rendono l'acquisto della cittadinanza sportiva e quindi la proiezione futura dell'acquisto della cittadinanza, definisco ordinaria per facilità espressiva, con una serie di norme che rendono, anzi vorrei dire, esercitano una certa attrazione nei confronti di soggetti che abbiano una provenienza sportiva diversa. Per ultima, una situazione che parte da presupposti diversi, quello sia quello degli Stati Uniti d'America, dove noi ci troviamo di fronte, a differenza della maggior parte dei paesi europei, lontanissimo, diciamo, da quello che è la tradizione sportiva, diciamo legislativa sportiva italiana, come voi saprete, le federazioni sportive degli Stati Uniti sono considerate tutti gli effetti dei soggetti privati, equiparati quasi completamente a società, in testi definiti commerciali, quindi che esercitano un'attività, devo ritenere, se sono così definite, un'attività commerciale, e quindi il rapporto con il cittadino non dotato di cittadinanza sportiva è evidentemente semplificato, perché non c'è, diciamo, l'interferenza, chiamiamolo così, da parte dello Stato. E quindi ci sono una serie di norme, ma che più che altro tendono a, diciamo, tutelare la posizione delle varie istituzioni sportive, che sono anche lì stratificate, non c'è una vera e propria classificazione come viene in Italia, come viene in altri paesi, cioè come federazioni che hanno poi la loro struttura periferica. Ci sono magari più federazioni sul medesimo sport che si occupano magari di aspetti diversi, e ognuna di queste disciplina in modo tale da poter comunque favorire l'ingresso. Concludendo, penso di poter, sulla base di queste, della lettura e dell'approfondimento delle questioni che riguardano questo tema specifico, come viene affrontato nella maggior parte, nella maggioranza dei paesi sportivamente evoluti, è che l'orientamento comune, secondo me è un orientamento assolutamente positivo, è quello di evitare che ci possa essere una qualunque, come dicevo all'inizio, fatta specie di discriminazione nei confronti di chi arriva senza una propria cittadinanza, situazioni evidentemente che possiamo tutti facilmente immaginare, e mi conforta molto aver letto e riscontrato che di questo orientamento il CONI, del quale sono onoratissimo di far parte, si faccia promotore e sviluppi, come ha fatto in particolare con l'iniziativa Sport e Integrazione, con